Ci sono nuove notizie sulla granata ritrovata nel bagno di casa di un giovane bulgaro. Si tratta di un ordigno pericolosissimo, praticamente una mina anti-uomo di fabbricazione russa. Agim Lenar, 27 anni, di professione decoratore, custodiva la bomba in via Cafasso da almeno un paio di mesi. Interrogato dal giudice, il bulgaro non vuole parlare, non ha rivelato né la provenienza dell'arma da guerra e neppure a che finalità pensava di utilizzarla. Le indagini della polizia interessano anche parenti ed amici dell'interessato. E sabato è stata inaugurata la 59esima edizione della Fiera regionale Città di Asti. Rimarrà aperta fino all'8 maggio prossimo nell'area del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Corso Venezia. È stata l'assessore regionale al bilancio Giovanna Quaglia a tagliare il nastro. Il sindaco, nel suo discorso di presentazione, ha detto che questa fiera è il primo atto di un ampio rilancio del territorio. Sentiamo. Per riuscire ha bisogno dell'adesione dei commercianti, delle associazioni, dei gruppi, perché anche qui solo unendo le forze si fa qualcosa, è inutile che tenga aperto uno, due, tre, basta, noi chiediamo solo che per un certo periodo di tempo la domenica sia la città che offre a tutto il territorio di Asti e provincia, non soltanto della provincia ma anche dell'intorno, un'offerta. Senza questa offerta verremo surclassati da altre zone che hanno già capito prima. Sono i 191.000 euro sulla legge 75 della promozione turistica, è un grosso investimento per la provincia di Asti che è premiata per i progetti presentati. Certo, l'auspicio di oggi che è stato fatto in occasione appunto dell'inaugurazione di questa fiera è che un progetto unitario di tutto il territorio riesce ad avere con queste risorse, magari con anche qualche risorsa in più, una forza di promozione più forte. Ieri a Buttigliera d'Asti, con un'ottima partecipazione di pubblico, si è tenuta la manifestazione Le Contrade del Freisa. È stata la seconda tappa di 12 fiere storiche promosse dal GAL Monferrato Astigiano del circuito Ritorno alla Fiera. C'erano anche le nostre telecamere, vediamo. La fiera è venuta proprio bene, c'è stato il sole, una giornata splendida, l'organizzazione del GAL ha funzionato perfettamente, abbiamo avuto molti più produttori, produttori di cibo e bevande buone del territorio, lo spettacolo del Faber Theater che sta girando per la fiera con questi ragazzi che fanno questo spettacolo vagante è veramente anche piacevole, direi che sono molto soddisfatto. Arte, cultura, promozione delle strutture architettoniche e paesaggistiche, ma qui a Buttigliera il vero protagonista è il vino. Ma direi di sì, perché qui con Castelnuovo Don Bosco a due passi è tutta un'area che presenta il Freisa, la Malvasia, direi il meglio di questi prodotti tipici, ma soprattutto dei vini. Velocemente un'ultima comunicazione: con lo spettacolo pirotecnico in programma questa sera alle ore 21:15 sulle sponde del Tanaro prendono ufficialmente il via i festeggiamenti per San Secondo, il patrono di Asti. Per domani, festa di San Secondo, appunto, gli uffici rimarranno chiusi e sono previste le cerimonie di consegna dei drappi dopo la presentazione e la stima del palio di sabato scorso, a cui si riferiscono queste nostre immagini. E con questo da Asti abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, restituiamo la linea allo studio. We'll be right back.